Ciao a tutti ragazzi, mentre impazza in queste ore la questione Super League, e fammi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensi. C'è un fantacalcio da portare avanti, infatti queste sono giornate decisive in cui si decidono campionati e coppe in molte leghe e per questo cerchiamo di preparare la giornata al meglio. Come sempre oggi andremo ad analizzare portieri e difensori per il turno infrasettimanale. Domani, ore 12:30, uscirà la seconda parte del video dedicato a centrocampisti e attaccanti, mentre poi sempre domani, ore 18:30, live pre-giornata per tutti i vostri dubbi qua sul canale. Come sempre ragazzi, io vi invito a lasciare un like, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, attivate anche la campanella e adesso iniziamo subito. Ciao, sono Federico Viglino e questo è ProFantacalcio. Il primo portiere consigliato per questa giornata è Juan Musso, che se la vedrà in uno scontro salvezza in casa contro il Cagliari. Vero che tra i friulani mancherà De Paul, faro del gioco dell'Udinese, ma ormai è consolidata la tenuta difensiva della squadra per questa stagione. Perciò il portiere Musso consigliato. Un'altra squadra che può vantare un buon sistema difensivo è il Genoa ed è per questo che vi consiglio per questa giornata Perin. Contro il Milan la squadra ligure ha perso, però si è vista una buona intensità di gioco e anche una buona tenuta difensiva. Per questo motivo potrebbe essere una buona soluzione schierare Perin tra i nostri pali. Il terzo portiere consigliato è Gollini, che dovrà vedersela nel big match contro la Roma. Sarà un match aperto, ma sicuramente, viste anche le difficoltà della Roma in questo periodo in campionato, l'Atalanta gode sicuramente dei favori del pronostico. Perciò io lo rischierei. Passiamo ora ai portieri non consigliati e il primo che vi dico è Skorupski, che con il suo Bologna affronta un Torino in forma e a caccia della salvezza. Perciò io eviterei di schierarlo. Abbiamo già parlato di Roma-Atalanta e come consiglio Gollini eviterei di schierare Paulo Lopez oppure Mirante qualora dovesse giocare lui. Lo stesso Fonseca ha dichiarato che ormai il traguardo quarto posto per la Roma è difficile, perciò questo non mi lascia ben sperare per lo scontro diretto. Terzo portiere non consigliato è Dragoschi, che se la dovrà vedere contro il Verona e che insieme alla Fiorentina non gode di un periodo di forma eccelso, viste le difficoltà difensive. Meglio quindi per questa giornata guardare altrove. Passiamo ai difensori e il primo nome di questa lista è quello di Mimmo Crescito, che è anche rigorista della squadra e non si sa mai che in questa partita si possa avere quel rigorino che tanto manca al Genoa. Visto anche che il Benevento contro la Lazio ha subito ben due calci di rigore contro. Al secondo e al terzo posto dei miei difensori consigliati troviamo due giocatori in forma. Il primo gioca nel Torino ed è Bremer, ottimo periodo di forma suo e del Toro in generale, come abbiamo già visto. L'altro nome è quello di Di Lorenzo, anche lui in formissima ultimamente. Il Napoli se la vedrà con la Lazio e nella sua fascia di competenza dovrà affrontare uno tra Fares e Lulic, due avversari ampiamente abbordabili. Passiamo ora ai difensori non consigliati. Il primo nome è Letizia. Nell'ultima giornata è tornato dall'infortunio, ha avuto dei problemi di stato di forma, non è in formissima, infatti ha collezionato solo insufficienze. Io aspetterei. Non vi consiglio neanche Toljan o comunque l'esterno destro del Sassuolo, in quanto in questa giornata l'avversario diretto è Rebic e abbiamo visto quanto questo giocatore sia in forma al momento. Terzo nome di difesa sconsigliato è quello di Ibanez, che si è reso protagonista in passato di diversi errori nei big match della Roma, soprattutto quest'anno. Per questo motivo eviterei di correre il rischio. Bene ragazzi, la prima parte dell'analisi della 32esima giornata si conclude qui. Scrivetemi qua sotto se avete dubbi di formazione, iniziamo ad analizzarli, anche perché già domani sera si gioca, perciò c'è poco tempo. Come al solito vi ricordo domani 12:30 la seconda parte del video, poi ore 18:30 live per giornata. Lasciate like, iscrizione e campanella, mi raccomando, e noi ci vediamo domani. Ciao ragazzi!